Ciao ragazzi, di nuovo insieme, come va? Allora, io sono quasi alla fine della stagione e presto risarò a pieno ritmo sulle mie cose didattiche, lezioni online, eccetera, eccetera. Se ci siete, battete un colpo, se mi seguite ancora, perché io ho tantissime news poi da darvi piano piano su quest'anno che ho deciso di mettere tutto un po' più in ordine rispetto all'anno scorso e in precedenza e a fare una specie di appuntamento settimanale, insomma. Allora, volevo ripartire dalle ultime richieste che ho ricevuto anche quest'estate, insomma, di lezioni che la maggior parte riguardano sempre il discorso improvvisazione. Vorrei quindi darvi dei consigli e soprattutto dirvi qual è il mio metodo, uno dei miei metodi che uso più frequentemente, diciamo, per studiare, anche se secondo me non è che l'improvvisazione è una cosa che si studia. Bisogna fare tanta pratica per poi in live o in studio, quando ci troviamo appunto a dover o a voler improvvisare, avere già un vocabolario personale in ogni genere possibile, o in più generi possibili, in più contesti possibili. Uno di questi metodi che vi dicevo è lo studio delle ballad, un genere che personalmente piace tantissimo, un genere, uno stile, diciamo, col quale trovo, anzi, nel quale trovo tantissime possibilità di, appunto, di fraseggio e di studio, perché le ballad, essendo così ariose, diciamo, danno molto spazio. Non sono, diciamo, ossessive come può essere una sequenza armonica jazz, dove ci sono tantissimi accordi, o anche rock o altro. La ballad, proprio perché siamo su tempi comunque lenti o medio lenti, diciamo, ci dà più spazio per pensare. Però oggi vorrei proporvi una nuova concezione dello studio, quantomeno di provare ogni tanto a inserirla nel vostro studio, che è quella, sì, di capire qual è la sequenza armonica, di capire quali sono tutte le possibilità che abbiamo da sfruttare per improvvisare, ma poi provare a mettere tutto da parte e improvvisare ha senso, ha sentimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che, come fanno i grandi musicisti, grandi improvvisatori, non io, studiano, hanno studiato tanto, hanno fatto tanta pratica a casa, sul palco, e poi arrivano a un punto in cui tutto quello che studiano, scale, arpeggi, sostituzioni armoniche, variazioni ritmiche, eccetera, eccetera, diventa completamente assorbito dalla mente, dalle mani, o insomma, dipende da che strumento si suona, per cui ognuno sviluppa un suo appunto vocabolario, un suo linguaggio musicale, che ovviamente può avere delle somiglianze con altri artisti o meno. Quindi provate a pensare prima quali sono tutte le vostre possibilità e poi fate questo esperimento. Andate liberi, probabilmente, come succederà a me, verranno fuori cose mostruose, però può darsi anche che venga fuori qualche frase che è nata dal sentimento del momento. Detta così è un po' sembra un po' filosofia, ma insomma,
Spero di essermi spiegato bene. Allora, io ho creato una base che potrebbe essere più o meno un brano. Ora, ovviamente, io l'ho fatto in 5 minuti con due accordi. Però, se ci pensate bene, quanti brani in questo stile hanno delle sezioni, può essere un bridge, qualsiasi cosa, con due accordi che si ripetono. Io ne ho trovate tantissime. Quindi questo, secondo me, potrebbe essere già una sorta di brano, e farò finta di essere in fase di registrazione a provare la mia parte di improvvisazione. Quindi gli accordi sono due, Mi minore, semplicissimo. Quindi Mi, Sol, Si e Si minore, quindi la quarta sopra. Quindi Si, Re, Fa diesis. Ovviamente rinnovo come sempre l'invito è di farsi fare pratica su arpeggi e scale prima di su tutta la tastiera, ovviamente, per avere un'inquadratura, una mappa mentale di dove sono tutte le note, gli intervalli, tutte le possibilità. Quindi Mi minore. Ho messo una nona. O con la settima. Vado un po' in su e in giù per la tastiera, quindi e Si minore, cambiando percorsi, eccetera, pure le scale. Probabilmente qui sul Mi minore ci starà bene. Così a sensazione una sesta maggiore, famosa scala dorica. Si minore, probabilmente ci starà meglio la scala si minore naturale, eccetera, eccetera, eccetera. Metto la base e vi faccio vedere qual è il mio metodo di studio. Mi minore, Si minore. Sentite l'atmosfera molto triste, ho voluto fare una base malinconica, molto minore. Quindi i miei fraseggi tenderanno a essere più in tema possibile. Poche note. Usando solo le note dell'arpeggio. Ad esempio, proviamo a aggiungere una nona, sentiamo l'effetto che fa. Ora smetto di pensare e vado a sentimento, con variazioni ritmiche, note più brevi, più lunghe,
qualsiasi cosa mi viene in mente, cerco di cantarmi prima in testa quello che voglio fare e poi provo a metterlo in pratica. Allora, come avete sentito benissimo, a volte vengono idee un po' più orecchiabili, un po' più belle, e molto spesso il contrario. Ma questo, a mio avviso, va benissimo, perché non c'è nessuno che mi giudica o altro. Sono in fase di studio e posso sperimentare liberamente tutto quello che mi passa per la testa. Alcune cose funzionano, altre meno. E il consiglio che vi do è quello, appunto, di ogni tanto lasciarvi andare, che poi può succedere anche in live, e è una sensazione molto bella poter suonare senza pensare, oddio, che accordo c'è, che scala, che arpeggio, eccetera, eccetera. Quindi, ragazzi, ora passo al mio strumento preferito, al fretless, faccio una piccola improvvisazione nel mio di stile, spero vi piaccia, e poi ovviamente, come sempre, lasciatemi un commento, una critica, una richiesta, un consiglio, qualsiasi cosa qui sotto, sul mio sito, ovunque. Vi ricordo che ci sono tutti i libri disponibili, come sempre, e ci vediamo poi al prossimo video. Thank you.